Ciao, sono col Kenji e oggi siamo nuovamente qui su Warframe. In questi giorni ci ho giocato molto, così almeno ho capito un po' come si fanno tutte le cose e ve le spiego in 3 secondi se non lo sapete. Comunque questo è il mio personaggio che l'ho colorato un pochettino, tutto un po' arlecchino. Questa pistola l'ho comprata nuova, questa qua è nuova e questo qua è nuovo. Per sbloccare nuove parti basta andare sul mercato, andare su armi e prendere gli schemi come questi. Vedete, ci sono un po' di queste armi, c'è l'arco, c'è quelle cose lì. Volevo farvi vedere questo. E qua ci dice cosa dobbiamo trovare per costruirli. Infatti io qua ho la fucina. Questo qua. Tutta roba che forse non si. Questi qua sono nuovi personaggi che posso craftare. Tipo adesso io volevo craftarmi questo Rhino, che è un po' il tank del gioco. E mi manca il casco Rhino. E il casco Rhino serve tutta sta cosa qua. Cosa che mi manca il Rubedo, che lo troviamo su un pianeta. E lì è tutta una cosa cerca, 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 cerca. Il pianeta è la Terra, ma oggi non faremo questo. Andremo a fare Giove. Giove è infestata. Io direi di andare a fare, va bene, questa. Che era quello che vi dicevo già nello scorso episodio, dove ci sono questi allarmi, queste missioni che mi danno più roba. Vediamo un po', adesso se. Allora, abbiamo un'ondata in arrivo. Ok, questa qua è un'ondata, quindi devo difendere questo bel coso. Vedete che c'è l'armatura e la vita in alto a sinistra. Vediamo se riesco a vedere. Ah, dove sono? Datemeli! E schiattate! Morite! Oh yeah. Sì, riesco a prendervi. Ah. E andiamo. Adesso vediamo se dove arrivano. Oppala! No, non sono fatto scappare. Vediamo di prendere un po' di roba che. Mossa speciale! Poi comunque ogni personaggio diverso ha 4 skill. Per ora io posso fare quello che avete appena visto, cioè lo scatto lacerante. Poi c'è il bagliore selezionato che però mi acceca tutti. Guardate. E tutti accecati, non ci vedono più il tubo e gli altri li uccidono. E ne ho altri due che per ora non ho sbloccato, quindi per ora posso farvi vedere solo questi due. Però se riesco a sbloccarmi il Rhino ha delle skill diverse. Però sto morendo. Vabbè, prendiamoci questo. Cosa c'è? Reperti. Non mi servono. Però. Vediamo cos'è questo. Reperti, altri reperti. Ok, venite qua. Venite, venite e venite. E andiamo. Mi piace un casino quest'arma. La devo solo potenziare un po'. Oh, vuoto. 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 Guardate questo che fa il figo qua. Guardalo. Ah, arrivando lì, stavolta. E non mi danno neanche il tempo di dargli un colpo. Dove scappi che ti prendo? Arriva qualcuno da qua? No. Queste qua sono le prime ondate, sono quelle più facili. Adesso vedremo. Le prossime dovrebbero essere un po' più corpose. Abbiamo trovato fonte di vita, però è per Trinity, che sarebbe un altro personaggio.
che penso curi la gente, sia di supporto. Adesso io volevo cambiare questo personaggio perché questo è quello principale che ti danno all'inizio. Mi sono già un po' rotto di usarlo. Oppa. Guarda l'altro là che spara fiamme, non so da dove. Ma no, io arrivo qua, voi andate là. E vieni qua. Muori. Essere immondo. Dovrebbero esserci 5 ondate, poi ci chiede se vogliamo rimanere o uscire. Più ondate facciamo, più abbiamo possibilità di trovare qualche bello oggettino. Adesso vediamo cosa faranno gli altri e noi faremo di conseguenza, naturalmente. E dove arrivano? Da là? Ok. C'è nessuno? Oh, aspetta, vediamo cosa c'è qua dentro. Un po' di crediti, un po' di munizioni. Munizioni e crediti. Vediamo cosa c'è qua per terra. Prendiamo tutto. Sti reperti che non mi servono. Ah, ma lanciafiamme. Guardavoli. Figo. Però non mi lasciate guardarli e mi uccidete tutti. Allora, saliamo su di qua. Campione Fieldrom. Anche questo non mi serve. Ah, ma sei il mio, scusa. Sei un mio amico. Vieni qua. Vieni qua. Dove scappate venite da papparino che vi dà una bella ammazzata. Ai, ai, muori! Muori! Dai, che sono quasi tutti morti. Siamo quasi all'ultima ondata. Vediamo. Sensori neurali. Oh, questo qua è abbastanza raro come oggetto. Mi va bene, stiamo. Ciao! Sei morto? Sì. Queste prime ondate sono abbastanza facili. Vediamo se arriva qualcuno. Yeah. Questi sono già molto più avanti di me. Infatti li killano abbastanza in fretta. Però non sembra che ce la stiamo cavando male, dai. Muori. E muori. È lenta, come arma, però posso renderla più veloce. Se la faccio levellare un po'. Però lo voglio anch'io lanciafiamme. E così. E via. Perfetto. Direi che è finita. Ecco, qua ci fa scegliere. Beh, però qua tutti escono, quindi mi conviene uscire perché sennò sono da solo. Più 5% capienza del caricatore del rifle. Del rifle. Del rifle. Ok, mission complete. Perfetto. Adesso vediamo se possiamo migliorare qualcosa. Ok, il gioco si è buggato, ma siamo di nuovo qui. Quindi, dopo la missione, io direi di andare a vedere il nostro arsenale.
Vediamo un po'. Excalibur, potenziamento. Abbiamo 6 punti. Cosa possiamo mettere? Allora, più 10 resistenza all'elettricità. Più 16 terra l'attaccante in mischia. Più 10 durante il danno di sanguinamento. Abbiamo il salto. Velocità scatto. Ma sì, facciamo il salto, dai. Mettiamo qui. E va bene. Poi vediamo un po'. Applica. La Braton. Più 5 danno da impatto, più 15 danno da veleno. Allora, mettiamoli tutti e due, tanto ne abbiamo parecchio. Applica. Mettiamo tutto qua. Il Sir. Oh, abbiamo 11 punti che... Allora, danno da fuoco, munizioni al massimo, probabilità effetto, danno da impatto, 8 velocità di ricarica, elettricità, danno da perforazione. Io direi danno da perforazione, danno da impatto, poi il fuoco, e direi che va bene così. Applica. Andiamo alla Shindo. Potenziamento. Qua ne abbiamo 13. Probabilità effetto. Danno da veleno, velocità d'attacco, danno su infested, grimer, portata, mischia, 10 carica. Danno all'elettricità, danno congelamento, danno da impatto. Io direi danno da veleno, almeno forse li avveleniamo e va bene. Poi io direi di far più 10 questo e più 10 velocità di attacco, così me lo resta anche più veloce. Ok, applica. La sentinella la prenderemo la prossima volta, penso. Quindi, se voi sapete un po' come consigliarmi delle mod per giocare al meglio, fatemelo sapere nei commenti. Quindi, anche per questo episodio è tutto. Come sempre, commentate, iscrivetevi, un bel mi piace e al prossimo episodio. Ciao!